che ha in mente di raccontare. Comunque mi va di stare al gioco. Più volte gli ho detto tienimi al corrente su ciò che fate. Quell'idea di fare uno show a porte chiuse mi attira. Veniva a trovarmi sempre da solo, poi da quando gli ho dato l'ok mi ha presentato alcuni di loro. Tra i miei contatti ho modelle, artisti, cantanti, attori, e sono tutte persone che hanno bisogno di visibilità. E questa è una scenografia perfetta, secondo me. Papà, ho parlato con Marco, lo sai, lui è un mio sceneggiatore, e si è pensato di fare uno spettacolo. Ogni tanto mi prende questo strano senso di smarrimento, non so perché, ma nemmeno mi interessa. Ho altro a cui pensare. Buongiorno Fabio. Buongiorno. Oggi arrivano i ragazzi che sfilano. Cerchiamo fra di noi di dare il meglio. Certo, è giusto dare opportunità ai giovani e spazi a nuove idee, no? Senti, volevo salutare Giuseppe, posso affacciarmi in cucina? Prego, è da gioco. Grazie. Giuseppe, ci sei? Sì, entra pure. Allora, ciao. Cosa gli prepari per cena ai ragazzi stasera? Farfalle col salmone. E se qualcuno non piace il pesce? Farfalle con le zucchine. Dammi un crostino, un dito di vino e me ne vado. Va, ti servo subito e poi va via, perché sennò chiamo l'ASL per invasione in cucina. Omaggio al cuoco. Ma capi nessuno? Sì, vai. Andiamo? Vai, va, andiamo via. Grazie, grazie. Scusatevi qui. Sappiamo che ci aspetta l'attore. Ah, l'attore. Prego, da quella parte. Grazie. Grazie. Porca miseria, sono 3 ore che ti chiamo. Questo cellulare dove lo tieni? Scusa, l'ho acceso adesso, abbi pazienza. Scusa, che hai fatto? No, ci penso io. Vai via dagli altri. E agli altri che li dico? Vai, ti dici che sto arrivando. Buffone! Egocentrico! Esibizionista! In molti modi mi hanno additato. Volevano ferirmi, volevano scalfirmi, ho tentato di abbattermi, ma vivo di emozioni. E il dolore non ha fatto altro che crescere il mio vocabolario. Ma tutto questo perché? Mi chiedo perché la società moderna non accetta il diverso dallo stereotipo. Perché ci vuole tutti incasellati come numeri, di fronte ad una scrivania a svolgere il nostro bel compitino, come clown, che blaterano la stessa lingua, e ingurgitano lo stesso cibo. Continuare a rifiutare il dato oggettivo, che possono esistere degli individui che si contraddistinguono dagli altri e che talvolta con il loro genio o con la loro follia vanno in totale contraddizione con tutto ciò che li circonda. Così come il bene, che si contrappone al male. Così come il frastuono, che si contrappone al silenzio. Così come la luce, che si contrappone al buio. Eppure il genio e la follia. Entrambi vivono in un mondo totalmente diverso da quello che conosciamo. E allora dico, è così terribile? No. Se nella nostra geniale follia, o folle genialità, mettiamo il nostro io sincero, se riusciamo a spremere anche una sola goccia della preziosa verità al pubblico pagante, ma continueranno a chiamarci buffoni, ad apostrofarci come folli, a relegarci nell'isolamento del diverso, provocando in noi rabbia, angoscia, paura. Tutto questo ci farà aumentare
il nostro spirito creativo. E allora mi rivolgo a voi e a chiunque voglia affiancarmi in questa battaglia, a dimostrare al mondo intero che chiunque salirà su quel palcoscenico, sì, avrà paura, angoscia, rabbia, ma si sentirà talmente vivo da inondare di vita tutto ciò che lo circonda, con l'unica grande certezza. E la differenza tra noi e un pazzo è che noi, pazzi, non siamo. Eccomi, eccomi. Questa volta sono quasi puntuale, eh? Allora, benvenuti a tutti quanti. Ho saputo che oggi pomeriggio ti è successo qualcosa di strano, qualcosa di particolare. Chiedo a te se posso parlarne, ragazzi. Oggi Adina, quando era in camera, ha aperto la finestra per guardare ovviamente un po' fuori, per prendere un po' d'aria. E ad un certo punto, davanti al terrazzo che ha di fronte al suo, ha visto un tizio che la guardava. Sembrava che si fosse piazzato lì proprio appositamente per guardare. Adina, se ti va di descrivercelo, così almeno se ce lo troviamo davanti magari sappiamo cosa fare. È alto, con capelli lunghi e neri, indossa un abito lungo e scuro. Il fatto è che mi fissava intensamente, ve lo assicuro. Aveva uno sguardo e un aspetto inquietante. Non so, forse esagero. O è un detective, oppure è un maniaco sessuale. E allora, se così fosse, preparate voi, belle signorine, una bella lente d'ingrandimento, perché se vi fa il giochino dell'impermeabile almeno vedete qualche cosa, eh? Scusatemi, devo assentare un attimo, devo fare una telefonata. Se devo aspettare qui 2 ore, non fa niente, rimango qui e domani mi sveglio e mi arrangio da sola. Sono venuta anch'io per andare al bagno. Stai sbagliando con noi? Sì, certo, e forse ho dato l'impressione sbagliata. È tutto bello, ma anche un po' strano. Vabbè, ma intanto siamo ospiti, è un'esperienza unica. Torni da ora? Ok. Vai. Beh, grazie. E beviamoci su, un bel bagno. Quarto d'ora che agiti con quel telefono. Sono dei miei amici che stanno chiedendo dove andiamo. È mezz'ora che si sbattono per sapere dove è Corina. Ma se io voglio, con una telefonata, scopro dove sta. Oh su, dai, falla. Poi si depistano e ci si va a noi. E te sei peggio di loro. Signori, buonasera. Buonasera. Scusate se mi permetto, io sono uno showman. Posso dedicarvi un po' di tempo? Dai, almeno si conoscono più da vicino. Tanto non arrivano a niente. E poi ho sentito Corina e mi ha detto che, insomma, mi ha fatto capire che non volevano estendere altri inviti. Posso fartela sparire? Allora ci sei. Loro vanno a bella vita, noi andiamo con loro. Bella! Ciao. Alessandro, parti piano per piacere, perché vi devo far vedere una cosa. D'accordo. Piano. Vedi quel tizio lì, Bruno? Sì. Gli ha dato fastidio a una mia amica, ma non lo so, non mi piace a me.
Vabbè, che vuoi che sia. Comunque se continua ad importunarvi, gli rompo le ginocchia e se ne starà per un pochino a casa. No, ma lasciatelo stare. Non lo vedi che povero ragazzo è un disperato? Dina è a farsi la doccia, gli altri dormono ancora. Noi abbiamo deciso che si va alle piscine termali. Venite con noi? Io vorrei andare alla galleria d'arte contemporanea. Ho visto lì in comune. Sì, è vero. Anch'io l'ho visto. Ci vado anch'io con Mila. Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Avevamo telefonato per la piscina e la palestra. La vedo particolarmente interessata a quest'opera. Sì, in effetti è un po' strano, sì. Che un pittore debba dipingere una donna così di spalle. Ma questa donna è esistita veramente? Eh sì. Se vuole, le posso raccontare la sua storia. Eh sì, perché no? Questo quadro è stato fatto da un pittore d'origine francese. Rappresenta uno dei momenti di massima felicità. Loro erano veramente innamorati. Lei scriveva poesie e filastrocche. L'unico libro pubblicato era dedicato a chi l'avrebbe trovata. Il titolo è Dove sei? Lei credeva, e c'è riuscita, di raggiungere tra i lettori la sua anima gemella. Nell'opera l'autore aveva tracciato il profilo esatto della persona che desiderava accanto a sé e per aiutarlo si rivelava come un libro aperto, lasciando i segni della sua personalità. Il romanzo tratta anche di arti figurative, visioni oniriche. Si dice in giro, tra estimatori, che un lettore proprio corrispondente alla descrizione fatta da lei fosse riuscito ad incontrarla. E da quel giorno è nato il loro grande amore. Bella, vero? Dov'è che ti devi vedere con i tuoi amici? È là, dietro la Canna Maggiore. Ciao. Ciao. Si stanno divertendo a fare gli extraterrestri, ma tu ci credi? Ma credo che qualche forma di vita diversa dalla nostra debba pure esistere.
Primo, tra gli anni il linguaggio che usiamo per capirci è la luce, un lampeggio per interrogarsi, un lampeggio per dire di un amico e la luce continua per segnalare il pericolo di alieno nemico. Secondo, si parte ognuno per conto proprio alla ricerca in questo territorio di alieni compatibili, scambiandoci segni di luce a seconda di come ci va di fare. Terzo, alla fine rimane il gruppo di amici e fuori nemici. Noi ragazzi stiamo fermi in un punto, mentre voi ragazzi girate qui dentro. C'è qualcuno che ti sta osservando. Capita sempre da queste parti. Io e mia madre l'abbiamo già visto. È uno spione. Tu lo sai che sembra un marziano? Chissà da che pianeta proviene. Aspettate ragazzi, ci penso io. Dammi quella torcia che è più potente della mia. Andiamo a prenderli? Sì, subito. Mi sento stranamente osservata. Alieni? Mi ha detto Tiffany di quel tizio dove ero prima a giocare. Qualcosa non mi quadra, perché da quello che mi ha descritto mia figlia, me lo immagino un tipo alquanto strano. In quanto alle sue apparizioni notturne sono note a tutti ormai, non dà fastidio a nessuno.
Girati piano, è passato in questo momento. Perfetto, allora lo seguo. Ma no, non importa. Tanto sta guardando la vetrina di quel negozio, quindi... Quante volte te lo devo dire, non ci mangiano le piante, pestone, capito? Dura! Oh, e va piano. Rossella! Rossella, Oara! Rossella! Si può avere un caffè? Un caffè? Un altro? Un l'ha preso 15 minuti fa! Meno male, qui si sana. Guardate quello lì. Come siamo messi? Ah, è ridotto. Insomma, ragazzi, come modello come me la sono cavata ieri sera? Era la prima volta. Ma se te lo devo dire proprio, sei stato il meno peggio. Gentile. Oh, adesso siamo artisti, dai. Artisti!
Sì. Anch'io un artista. Quando? Ero un cantante 30 anni fa. Poi purtroppo l'ultima guerra, l'ultima pallottola dell'ultima battaglia mi prese via, polmone sinistro. Addio. Quello destro? No, quello destro ce l'ho sano. Oh, un bel vi vedremo. Ve l'hanno detto, questo è un posto d'artisti. Qui ci veniva anche Giuseppe Verdi. Guardate lui, ha una razzoppo. Ci ha preso per il culo tutto questo tempo. Bravo, Madonna! Vabbè, se continui così qualche giorno per prendere un colpo a qualcuno. Dai tesoro, la vita è una sola. Godiamocela, dai. E io pensavo che quell'uomo si buttasse davvero. Ragazzi, scusatelo. Non so voi, ma io ci avevo creduto, c'ero cascato un piede. No, anch'io. Sapete cosa mi è rimasta di più impressa tra tutte queste stranezze qua restate? Guarda. Che qua? La storia che mi ha raccontato di quel qua. Just spell.